Amici di AtuttoCalcio.tv, amici sportivi, il più cordiale buon pomeriggio vi giunge dall'impianto sportivo di Capistrano in località Palmara, dove tra un po' per l'ottavo turno del girone A di terza categoria i padroni di casa di mister Pirannunzio affrontano la Rischia. Capistrano che arriva alla disputa forti della seconda piazza, seppur in coabitazione con Ovidiana e Virtus Bariciano, con 16 punti a solo un punto dal Roio capolista, impegnato quest'oggi in uno dei tre anticipi sul terreno del Boca Tirino. A chiudere gli anticipi del sabato poi è il big match tutto ovidiano tra gli ovidiani e la Ferroviaria. Tutto pronto agli ordini del signor Carugno della sezione di Sulmona. Prima di dare lettura delle formazioni saluto il mio compagno di viaggio Roberto Junior Fusco, come sempre preciso e impeccabile alle riprese. Capistrano in tenuta rossa, mentre la Rischia risponde con la classica divisa giallo-blu. Vediamo le due squadre disporsi dopo i saluti di rito. Il direttore di gara controlla che tutto sia a posto per dare inizio a quella che è la disputa. Ricordiamo essere Marco Carugno della sezione di Sulmona, chiamato a dirigere l'incontro. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad un match non privo di emozioni. Vediamo le squadre oramai disposte in campo. Torna il direttore di gara verso la zona mediana, da dove presumibilmente darà il via alle ostilità. Ecco, va a posizionarsi il direttore di gara. Si attende a questo punto soltanto il fischio che sancirà l'inizio della gara tra Capistrano e Arischia, valevole per l'ottavo turno del girone A di terza categoria. Tutto pronto, ultimi accorgimenti del direttore di gara, fischietto in bocca, mano all'orologio, è iniziata in questo momento Arischia Capistrano. Sono gli aquilani a giocare il primo pallone della gara, palla sull'out di destra nella zona dove opera Porfirio. Da Porfirio la sfera giunge a Pietro Paoli, prova a sfondare, non ci riesce. Ancora la Rischia che insiste, era il numero 11 Capocrossi che ha smistato per Mettiaie il compagno di squadra, è lo stesso Capocrossi che finisce a terra toccato da un avversario. Calcio di punizione decretato dal direttore di gara quando i secondi sul nostro cronometro sono 30, 0-0 qui al comunale di Capistrano. Diamo adesso lettura, come detto poc'anzi, di quelle che sono le formazioni scese in campo. Il Capistrano schiera Molinaro, Palaggio, Saleandri, Silveri, Colantonio, Vitale, Di Fiore, Augusto, Omoregge, Mattozza, Rossi, Mucciante. A disposizione Bislimi, Simone Di Fiore, Di Giambattista, Francesco, Di Toma, Luca, Bislimi, Ganga e Ferretti. Allenatore, come già detto, è Spartaco Pierannunzio. Risponde la Rischia con Tarquini, Anastasio, Marrone, Mittiani, Capannolo, Pericoli, Porfirio, Bruno, Pietro Paoli, Centofanti e Capogrossi. A disposizione Micarelli, Martellucci, Sette, Cacchio. Allenatore Alberto Salomone, uno dei due trainer a disposizione della formazione aquilana. Torniamo alla gara, c'è il rinvio del portiere Manuel Tarquini della Rischia, palla che giunge nella zona mediana dove opera Mattozza per il Capistrano. Ancora la formazione in casacca aquilana che recupera la sfera, ancora Capogrossi, cercava il servizio per Pietro Paolo, ha capito tutto la retroguardia del Capistrano, poi è Porfirio che sull'out di sinistra salta un avversario, così si libera, smista ad un compagno, poi non c'è intesa tra i due, ma rinviene Capogrossi sulla sfera, parte la conclusione, libera il capitano Michelangelo Vitale, calciatore possiamo dire addosso come seconda pelle la casacca del Capistrano. Vediamo ancora quest'ultimi ripartire in azione offensiva, palla per Mattozzi, ha capito tutto Enrico Capannolo, centrale difensivo a disposizione di mister Salomone. Ancora il Capistrano in proiezione offensiva, è Augusto Di Fiore, allarga sull'auto di sinistra dove opera Umberto Aleandri, scese in proiezione offensiva. Secondo il direttore di gara la sfera aveva oltrepassato la linea laterale, ragione per cui si riprenderà con una rimessa in favore della Rischia con Ivan Anastasio sul punto di battuta. Vediamo il calciatore che va a prendere posto sul punto di battuta, palla che stava per essere smistata nella zona di Porfirio. Ancora Capistrano in avanti, c'è stato un dai e vai tra Mattozza e il compagno Omoregge. Buona guardia della difesa aquilana, ancora il Capistrano con Omoregge che indietreggia nella zona dove opera Vitale. Vitale cerca il taglio in verticale per un compagno, ancora una volta però
è la terza linea aquilana a capire tutto e a smistare. Palla ancora in possesso del capistrano, era Mariano con Antonio, ancora Omoregge. Cerca l'apertura sulla sinistra, è Mucciante che si accentra, Mucciante prova la conclusione, la sfera finisce a Mattozza, possibilità di uno contro uno, finisce a terra Mattozza, ci sono gli estremi per il calcio di rigore, infatti il direttore di gara ha prontamente indicato al numero 9 di casa di rialzarsi, partita che è iniziata su buoni ritmi, possiamo dire qui al comunale di Capestrano le due squadre cercano di superarsi, ancora Omoregge, taglio in verticale a cercare Augusto Di Fiore, esce senza problemi il numero 1 aquilano Manuel Tarquini, rinvio di quest'ultimo, ancora il capestrano in possesso di palla è Umberto Aleandri, appoggia per il compagno era Mattia Rossi, quest'ultimo poi aveva provato a servire in profondità il duo Mucciante Mattozza, ma la sfera è finita preda della retroguardia aquilana, riparte ancora la formazione del capistrano, c'è stato un fallo fischiato per un fallo subito da un calciatore di casa prontamente rilevato dal direttore di gara che assegna un calcio di punizione al capistrano. Sul punto di battuta è vitale il capitano, quando i minuti sul nostro cronometro sono 4, il risultato è ancora fermo sullo 0-0 in quello che è uno dei tre anticipi dell'ottava giornata del girone A di terza categoria. Lancio in aria di Mattia Rossi, cercava in proiezione offensiva il compagno Palagios, azione che si è conclusa con un nulla di fatto, sfera è andata a morire oltre la linea di fondo, è il portiere della Rischia, Manuel Tarquini, con calma sistema la sfera sulla linea dell'area piccola e si accinge al rinvio. Palla ancora giocata nel traffico della tre quarti della Rischia, c'è un uno contro uno tra Mucciante e Capannolo, è quest'ultimo che ha la meglio, alza la testa, Capannolo poi cerca a servire un compagno in profondità, ancora una volta però capisce tutto la terza linea del capestrano, ancora giocatori in casacca rossa in azione offensiva, è Mattia Rossi che aveva cercato sull'out destra la combinazione con Michele Mucciante, azione anche stavolta conclusa con un nulla di fatto, è ancora il capestrano, c'è stato il tocco del numero 4 Matteo Silveri, la sfera è andata a finire direttamente tra le braccia del portiere Mario Molinaro, è Michi Vitale il capitano, lancio a servire il numero 11 Mucciante, sbaglia però quest'ultimo la misura del passaggio, è ancora Omoregge, sta dettando legge al centrocampo il numero 8 del capestrano, evidentemente ha fatto valere il più delle volte le sue lunghe leve, i suoi anche no, possiamo dire anche i suoi muscoli. Rimessa in favore della Rischia, è Marrone, cerca la spizzata di un compagno, ancora però la retroguardia del capestrano che libera i propri 16 metri. In attacco la Rischia, c'è stata una protesta per una spinta subita da un calciatore aquilano, è Mattozza al ridosso della linea mediana che appoggia per il compagno, era il numero 7 Di Fiore, non c'è fallo per il direttore di gara, è Anastasio per la Rischia che apre sull'out di destra dove opera Porfirio, Porfirio si accentra, poi torna da Ampiae, questi nuovamente da Porfirio, dai e vai tra i due calciatori della Rischia, si accentra Ampiae, zona tiro per lui, salta un avversario, alza la testa, poi cercava il servizio per un compagno, però ha perso l'attimo il calciatore aquilano, ha capito tutto Omoregge per il capistrano che ha subito anche fallo, si riprenderà con una punizione in favore dei padroni di casa, i minuti sul nostro cronometro sono 7:00 qui al comunale di Capistrano, ricordiamo in località Palmara, punizione che verrà battuta dal portiere Mario Molinaro, rinvio che arriva in questo momento, Mattozza stretto nella morsa delle maglie aquilano, libera la sfera per il compagno Mucciante, poi ancora il calciatore Ivan Anastasio che è intervenuto in maniera quasi provvidenziale, stava per entrare in aria Mucciante, ancora il capestrano che insiste, è Rossi, lancio in aria a cercare centimetri di Mattozza, è lo stesso Mattozza che stava per arrivare sulla sfera, provvidenziale anche in questo caso l'intervento di Enrico Capannolo, poi la conclusione senza troppe velleità di Matteo Silveri,
si alza sopra la trasversale della porta difesa da Manuel Tarquini. Partita che, come già detto, è iniziata su buoni ritmi. Evidentemente le due squadre, seppur separate da 10 punti in classifica, vogliono mettere le cose in chiaro da subito, vogliono provare a mettere la propria impronta sulla gara. La Rischia è giunto qui a Capistrano con 4 assenze importanti, calciatori vittime di un attacco influenzale, poi ottima la diagonale di Ivan Anastasio che è andato a togliere veramente le castagne dal fuoco al Augusto Di Fiore che era pronto ad involarsi in aria. Ancora il Capestrano con Mattozza, cerca il servizio per un compagno, è Mattia Rossi, da questi appoggio per Omoregge, prova la conclusione senza pensarci due volte, palla che viene toccata da un difensore aquilano e finisce in calcio d'angolo. Sul punto di battuta va Michele Mucciante, vediamo in questo momento. Parte Mucciante, c'è stato un fischio però del direttore di gara, probabilmente è andato a ridire qualcosa ai calciatori in aria che stavano strattonandosi. Ottimo e attento il direttore di gara, ben posizionato possiamo anche dire. Si dovrà ripetere il calcio d'angolo ancora con Mucciante, parte in questo momento, palla in aria, è Rossi che svetta di testa, poi era Mattozza che è andato a commettere fallo sul portiere della Rischia, prontamente rilevato dal direttore di gara. Scorrono i minuti, siamo oltre il nono qui al comunale di Capestrano, 0-0 ancora tra i padroni di casa, quest'oggi in casacca rossa, e la Rischia in classica tenuta giallo-blu. È Capitan Capannolo che va a battere la calcio di punizione per i suoi, palla che finisce sulla testa di Silveri, ancora il Capestrano, è Mattia Rossi, ha capito tutto però Mtiai che cerca di ripartire per la Rischia, ancora Capestrano in possesso di palla, poi c'è stato il tocco a cercare un compagno di Mariano Colantonio, si lotta molto a centrocampo, è ancora la Rischia, è Porfirio, cerca il dai e vai con un compagno, era libero sull'out di destra Domenico Capogrossi, stava per servirlo lo stesso Porfirio, poi ancora una volta però ha capito tutto la terza linea del Capestrano, è ancora il calciatore della Rischia, è Mtiai che cercava di lanciare Porfirio, sempre attento sull'out di destra, recupera tutto Michi Vitale, il capitano, da questi a Matteo Silveri. Rossi, zona centrale, cambia gioco, a cercare Mucciante, Mucciante sull'out di destra, entra al limite dei 16 metri, Mucciante di prima intenzione, a metà tra un tiro e un cross, conclusione completamente errata quella dell'avanti del Capestrano, era stata buona l'idea di Mattia Rossi che aveva visto libero sulla corsia di destra il compagno e senza pensarci due volte aveva provato a servirlo, ottima l'idea del numero 10 meno la conclusione del compagno di squadra, si lotta a centrocampo, questa volta c'è un fallo del numero 8 di casa Omoregge ai danni di Domenico Capogrossi, punizione in favore della Rischia, con calma va sul punto di battuta ancora Capitan Capannolo, Enrico Capannolo, una vita con la casacca della Rischia addosso tra i senatori, se così si può dire, del sodalizio aquilano, palla in aria a cercare ancora Pietro Paoli, stretto nella morsa dei centrali e poi la sfera giunge a Capogrossi che di prima intenzione prova la conclusione. Partita che, come già detto poc'anzi, è iniziata su buoni ritmi qui al comunale di Capestrano. Il Capestrano sta cercando di schiacciare da subito sull'acceleratore per mettere in difficoltà la compagine aquilana che è arrivata qui con 6 punti in classifica, come ha già detto in apertura di telecronaca sono 10 i punti di distacco tra le due compagini, ancora il Capestrano in avanti, lancio a cercare Augusto Di Fiore, ancora sfera addomesticata, controllata da Umberto Aleandri che cerca Mattozza, insiste ancora il Capestrano, è Mucciante, appoggia per Palagios, Palagios torna da Mattozza, poi in area è Di Fiore che provava il duello con Capannolo, ancora una volta insuperabile si è mostrato il numero 5 della Rischia che nell'occasione ha guadagnato anche un calcio di punizione prontamente rilevato dal direttore di gara, stessa punizione che viene battuta a questo istante da Capannolo.
spizzata di Capograssi. Capograssi poi cercava il corridoio per il compagno Pietro Paoli, insiste ancora la rischia, MTI alza la testa, osserva il piazzamento dei compagni, poi lancia in zona centrale lo stesso Pietro Paoli, poi il Colantonio per il capestrano è andato a spazzare senza pensarci due volte, evitando così problemi alla propria retroguardia. Arischia che non disdegna di pungere su azione di rimessa in questi primi minuti. È ancora Capograssi che appoggia per Porfirio, però nel frattempo ha capito tutto Aleandri. Ancora Arischia in zona d'attacco, palla per Mpiae. Il numero 4 appoggia in aria per il compagno Pietro Paoli, che ha provato la botta verso la porta, ma ottima è stata la risposta di Mario Molinaro, che ha stornato in calcio d'angolo. Conclusione anche abbastanza ravvicinata quella del numero 9 aquilano, ottima la risposta di Molinaro. Calcio d'angolo in favore della Rischia, sul punto di battuta è Centofanti, palla in aria, stacca Capannolo. In proiezione offensiva Enrico Capannolo, possiamo dire tra i migliori della Rischia in questo avvio di gara. Capannolo, calciatore, possiamo dire, di esperienza in una squadra fondamentalmente giovane come quella della Rischia. Rimessa dal fondo del portiere Molinaro, autore poc'anzi di un ottimo intervento su conclusione di Guido Pietro Paoli. Duello sull'out di destra tra Capograssi, scusate, tra Mucciante e Marrone, questa era troppo lunga per l'avanti del capestrano, ancora a rischio in possesso di palla, è lo stesso Marrone che va ad occuparsi della rimessa dalla linea laterale, appoggio per un compagno, ancora capestrano in possesso di palla, è Di Fiore, cerca il servizio per Omoregge, duello tra i due centrocampisti del capestrano e della Rischia. Mattozza attaccato dal numero 6 aquilano Marco Pericoli, secondo il direttore di gara è proprio quest'ultimo a commettere fallo sul centravanti di casa, punizione in favore del capestrano, siamo in prossimità della tre quarti della Rischia. Sul punto di battuta va Matteo Silveri, vediamo se probabilmente andrà a richiamare uno schema magari provato in allenamento, si attende il fischio del direttore di gara, fischio che arriva in questo momento, palla in aria di Silveri, Mattozza stretto ancora nella morsa dei centrali Pericoli e Capannolo, ancora però il capestrano poi cercava il passaggio per un compagno, lo stesso Silveri, se non andiamo errati per lo stesso Michele Munciante, che però non è riuscito a controllare la sfera. Arischia in possesso di palla, è il numero 10 Centofanti, rimette in mezzo, si lotta nel traffico del centrocampo, insiste però la formazione di casa, è Di Fiore per Mattozza in aria, su Mattozza rinviene Enrico Capannolo, proteste del capestrano per un presunto fallo del numero 5 aquilano sul 9 di casa. Il direttore di gara anche in questo caso però non ha ravvisato gli estremi per il calcio di rigore, insiste ancora il capestrano, duello tra Mattozza e Capannolo, crediamo che assisteremo ad una bella sfida tra il 5 ospite e il 9 di casa, sinora va detto ha quasi sempre avuto la meglio il centrale aquilano, anche poc'anzi in occasione delle proteste del capestrano per un presunto fallo dello stesso Capannolo. Punizione nel frattempo decretata dal direttore di gara, anzi no, c'è una rimessa laterale, è Mattozza che duella ancora con Capannolo, poi è Pericoli che libera la propria area, palla che giunge in prossimità dell'altro capitano, era Vitale che retrocede dal proprio portiere Molinaro, con calma Molinaro, alza la testa il portiere di casa, lancio a cercare il duo Mucciante Mattozza, è Mucciante sulla palla, sfera toccata dal 3 ospite Marrone, rimessa laterale ancora Capannolo su Mattozza,
Insiste il capestrano con Palacios. Palacios palla in aria per Mattozza, prova a liberarsi della marcatura di Capannolo, poi mette in mezzo, libera Mpia e poi senza, e c'è il gol! E c'è il gol! E c'è il gol del capestrano quando siamo al 18° del primo tempo. Dopo un rinvio della difesa aquilana, Umberto Aleandri, senza pensarci due volte, ha provato la botta dai 25 metri. La sfera si è andata ad infilare alla destra dell'incolpevole Manuel Tarquini. Quindi quando siamo al 18° registriamo il vantaggio del capestrano, gran gol di Umberto Aleandri che dai 20 metri ha provato la conclusione a rete con la sfera che si è andata ad infilare alla destra, possiamo dire, dell'incolpevole Manuel Tarquini. Vediamo adesso quale sarà la reazione della formazione ospite al vantaggio del capestrano, ricordiamolo, al 18° del primo tempo con Umberto Aleandri. Lancio a cercare Capogrossi, ben controllato da Vitale del capestrano. Di Fiore duella con Ivan Anastasio, insiste però il capestrano sull'auto di sinistra, è Mattia Rossi, su di lui rinviene ancora una volta però Ivan Anastasio, sfera che termina oltre la linea laterale. Vediamo quale sarà la decisione del direttore di gara che assegna ancora la rimessa alla formazione di casa. Aleandri sul punto di battuta, ricordiamo, calciatore che poc'anzi ha spezzato gli equilibri del match portando in vantaggio gli uomini in casacca rossa. Insiste ancora il capestrano, palla in rimessa laterale per la rischia, Porfirio sul punto di battuta, Porfirio rimette in mezzo per Piaie, appoggio per un compagno, era buona l'intenzione, meno la misura del passaggio all'indirizzo di Guido Pietropaoli, stretto ancora una volta dall'ottima marcatura di Michelangelo Vitale. Capestrano che da pochi minuti si è portato in vantaggio con Umberto Aleandri al 18° della prima frazione. C'è una punizione affidata al capestrano, sul punto di battuta è Vitale il capitano. Lancio a cercare Di Fiore, poi ha capito tutto Mucciante che ha cercato di anticipare il portiere aquilano Manuel Tarquini, ottimo in questo caso l'uscita dell'estremo della rischia. È lo stesso Tarquini che rinvia, palla nella zona di Silveri. Da Silveri poi c'è stato un duello sempre nella zona mediana tra Marrone e Mucciante, si lotta molto, è ancora il capestrano con Silveri, è Mattozza che sfugge alla marcatura, questa volta di Capannolo, finisce a terra, calcio di rigore per il capestrano. È andato a commettere fallo Domenico Marrone, lo stesso Marrone viene anche ammonito dal direttore di gara. Quando siamo al 21° c'è il calcio di rigore in favore del capestrano, c'è stato un fallo di Domenico Marrone sul lato corto dell'area di rigore ai danni di Stefano Mattozza, quest'ultimo è finito a terra, il direttore di gara Carugno della sezione di Sulmona ottimamente piazzato non ha avuto dubbi ed ha indicato il dischetto, possibilità di portarsi sul 2-0 per il capestrano. Sul dischetto va Mattozza, attendiamo il fischio del direttore di gara, parte Mattozza in questo momento, gol 2-0 per il capestrano, partita che si fa subito in salita per la rischia. Il capestrano ha raddoppiato con Stefano Mattozza al 21° su calcio di rigore assegnato per un fallo conquistato dallo stesso Mattozza. Vediamo i calciatori della rischia che invitano alla calma. D'altronde c'è ancora un'ora a disposizione per la formazione aquilana nel tentativo di riaddrizzare la gara. Insiste ancora la formazione del capestrano, forte del 2-0, maturato in poco più di 20 minuti. È Vitale che si libera della marcatura di un avversario, era Domenico Capogrossi. Quest'ultimo è andato a commettere anche fallo sul numero 6 del capestrano. Con calma lo stesso Vitale osserva il piazzamento dei compagni,
Palla per Mittiai che ha capito tutto, appoggia per Porfirio, e Omoregge per il capestrano, alza la testa, appoggia per Silveri, ricordiamo autore del gol che ha portato in vantaggio la formazione di casa, palla che probabilmente aveva oltrepassato la linea laterale, ma si torna a giocare, c'è un fallo di Silveri su un calciatore della Rischia, Guido Pietropaoli, va a chiedere scusa sportivamente il numero 4 del capestrano, bel gesto questo tra i due calciatori. Ecco, queste sono le scene che, come detto poc'anzi, vorremmo sempre vedere su tutti i campi dilettantistici. Punizione in favore del capestrano e ancora Michelangelo Vitale, il capitano, sul punto di battuta, palla in aria, è Omoregge che cerca di spizzarla per un proprio compagno, poi c'è un fallo fischiato ai danni di un calciatore ospite. Ottima anche sino a questo momento la direzione del signor Carugno della sezione di Sulmona, attento e vicino all'azione. Si lotta a ridosso della linea mediana, poi finisce a terra il numero 11 Capogrossi, toccato da un avversario. Punizione in favore della formazione aquilana. Scorrono i minuti sul nostro cronometro, 25 qui al comunale di Capestrano. La formazione di casa conduce per 2-0 in virtù delle reti realizzate da Umberto Aleandri al 18esimo e al 21esimo. È arrivato il raddoppio su calcio di rigore trasformato da Stefano Mattozza. Punizione per la Rischia, va a disporsi la barriera del capestrano, parte in questo momento la formazione aquilana, palla nella zona dove opera il numero 9 Pietro Paolo, che è andato a rimettere in mezzo per i propri compagni. È finito a terra all'estremo di casa Mario Molinaro, ci auguriamo che non abbia riportato conseguenze dallo scontro avuto con un avversario. Entrano in campo anche i sanitari del capestrano per prestare i primi soccorsi al portiere, che vediamo essersi rialzato, fortunatamente non sembra aver riportato conseguenze serie, meglio così, è giusto che il portiere prosegua la sua gara. Con calma va lo stesso Mario Molinaro. Sfera sulla linea dell'area piccola. Punizione battuta in questo momento dall'estremo di casa. C'è stato un fallo commesso da Mtiae ai danni del Mattia Rossi. Ancora capestrano in avanti, a punizione affidata ai piedi di Matteo Silveri. Con calma Silveri, palla sventagliata in avanti, c'è stata la torre di Mucciante che cercava ancora sull'out di destra Augusto Di Fiore, che arrivava a rimorchio. Azione conclusa con un nulla di fatto, c'è il rinvio di Manuel Tarquini, stacca il numero 5 di casa, Mariano Colantonio, palla ancora in possesso della Rischia, sull'out di destra è Porfirio che cerca di inseguire la sfera, controllo, Porfirio appoggia per Capogrossi, quest'ultimo in mezzo per Centofanti, che di prima intenzione aveva provato a scodellare in mezzo, ma nessun compagno si è fatto trovare pronto all'appuntamento con il tap-in vincente, che avrebbe in un certo modo potuto riaprire la gara. Ancora pericoli, si lotta sull'out di sinistra, è il capestrano con Mattozza, cercava il fraseggio con il compagno Di Fiore, questa volta a protezione della propria area di rigore ha fatto buona guardia la terza linea della Rischia. Riparte ancora la formazione ospite sotto di due reti. È il capestrano che trasforma l'azione difensiva in offensiva, è Omoregge che indietreggia, alza la testa, sventaglia a cercare il compagno Mucciante, che applaude l'iniziativa del proprio compagno numero 8, poi c'è un lancio ad indirizzo di Guido Pietropaoli, finito in offside,
proteste di quelli dell'Arischia che ritenevano non esserci la posizione di fuori gioco. Capiremo di più poi in serata o nei prossimi giorni dalle riprese dell'ottimo Roberto Junior Fusco se vi era o meno il fuorigioco del numero 9 dell'Arischia. Silveri, lancio a cercare Di Fiore, poi che aveva scavalcato pericoli dell'Arischia. Rinvio operato dal portiere di casa, scusate, dal portiere ospite. Porfirio, addomestica la sfera. Porfirio cerca il fraseggio con un compagno, non lo trova, capisce tutto, omoregge per il capestrano che cambia gioco sull'out di destra dove opera Palagios, finezza poi di Mucciante su Marrone. Poi è Vitale che libera la propria area, palla che finisce sui piedi del numero 2 Anastasio, che libera con qualche difficoltà. Capestrano ancora in possesso di palla, è Di Fiore che stava per capire tutto e dare il via ad un'azione pericolosa, poi libera Enrico Capannolo evitando guai più seri alla formazione ospite. Arischia che soffre le iniziative del Capestrano, forte del doppio vantaggio e probabilmente libero da ancora il capestrano in avanti, è il numero 10 Mattia Rossi che aveva provato a servire un compagno, poi ci prova Matteo Silveri, sfera abbondantemente al lato alla destra del portiere Manuel Tarquini. Scorrono i minuti sul nostro cronometro, siamo al 30° qui al comunale di Capestrano con i padroni di casa che conducono per 2-0 in virtù delle reti realizzate da Aleandri e Mattozza su calcio di rigore. Capestrano, come detto in apertura di telecronache, che insegue ad una sola lunghezza il Roio capolista, e Capestrano che può vantare anche la seconda miglior difesa del torneo con 6 reti dietro al bunker, possiamo dire, del Roio che ne ha subite soltanto 3. Punizione per l'Arischia, torniamo alla gara, è Centofanti sul punto di battuta. Vediamo se proverà direttamente la conclusione a rete o cercherà il servizio per un compagno in area. Attendiamo la soluzione del calciatore dell'Arischia. Servizio per Capogrossi appostato sull'out di destra, ha capito tutto però Aleandri, riparte il Capestrano ma la sfera addomesticata da Mattia Rossi aveva oltrepassato la linea laterale, ragion per cui si riprenderà con una rimessa. Siamo a ridosso dei 20 metri, è ancora l'Arischia, è Centofanti in area, stava per arrivare a rimorchio Mtiae pronto allo stacco di testa. Poi c'è una posizione di offside prontamente rilevata dal direttore di gara. Con calma va il portiere del Capestrano Mario Molinaro. Chiama i propri compagni. Stacca per l'Arischia, poi c'è Mtiae nella zona mediana, gran lottatore il 4 aquilano, guadagna anche un calcio di punizione il calciatore di colore dell'Arischia. Punizione affidata ai piedi di Ivan Anastasio che lascia però l'incombenza a Enrico Capannolo, parte in questo momento Capannolo, sventagliata, spizza Capogrossi, palla che giunge nella zona dove opera Pietro Paoli, finisce a terra, reclamano quelli dell'Arischia, incredulo è lo stesso Guido Pietro Paoli che chiedeva il calcio di rigore, non è stato del suo stesso avviso il direttore di gara che ha fatto prontamente ripartire l'azione, è Di Fiore che finisce a terra dopo un duello con Pericoli, i due hanno da dirsi qualcosa. Ancora Arischia in zona d'attacco,
Libera però Omoregge per il capestrano, palla che finisce sui piedi di Di Fiore. Di Fiore appoggia in zona centrale per Mattia Rossi, da questi nuovamente servizio per Mattozza, ancora capestrano in avanti e Omoregge che dai 30 metri prova la conclusione completamente errata, quella del numero 8 di casa. Poc'anzi c'è stata la Rischia che ha reclamato un calcio di rigore per un presunto fallo subito da Guido Pietro Paoli. Il direttore di gara però non è stato del stesso avviso e ha lasciato proseguire. Anche in questo caso saranno le immagini di Roberto Junior Fusco a chiarire chi abbia avuto o meno ragione. Sembra essersi abbassato il ritmo della gara dopo una partenza su alti livelli da parte di entrambe le compagini. Il capistrano, forte del suo attacco, è riuscito a portarsi sul doppio vantaggio nel giro di poco più di 20 minuti grazie alle reti di Aleandri e Mattozza dal dischetto. Ancora la formazione di casa in avanti è Palagios sul punto di battuta, sfera che è preda del portiere Manuel Tarquini, sicuro in questo caso, ma possiamo dire incolpevole su entrambe le reti del capestrano. Libera Colantonio, ancora Mtiai per la Rischia, lancia Capogrossi, era buona anche in questo caso l'intenzione del centrocampista della Rischia. C'è stata palla che rimbalza come un flipper a ridosso della linea mediana, capisce tutto Aleandri, l'autore del gol del vantaggio, cambia gioco per Mattozza, Mattozza poi provava la conclusione di prima intenzione, sarebbe stato un euro gol quello di Mattozza, ma il numero 9 di casa ha calciato male la sfera che è finita comodamente tra, ancora una volta tra le braccia del portiere Manuel Tarquini. Insiste però la Rischia, è il numero 8 Bruno. Bruno va sul fondo, tenta il cross, poi non riesce a controllare la sfera che esce oltre la linea di fondo. Come detto già, la Rischia, nonostante il doppio svantaggio, prova a rendersi pericolosa in fase offensiva. Sta giocando a viso aperto la formazione di mister Alberto Salomone. È il capestrano che torna in avanti. È Mattia Rossi, alza la testa Mattia Rossi, cerca il lancio per i compagni meglio piazzati, in questo caso erano Mucciante e Di Fiore. Ancora la Rischia in avanti, poi c'è stato un fallo commesso da Porfirio, probabilmente ai danni delle Aleandri. Porfirio ha da ridire qualcosa al direttore di gara. Con calma va Aleandri, l'autore del gol che ha spezzato l'equilibrio del match, va a battere il calcio di punizione, appoggia per il compagno Rossi, alza la testa Rossi, poi retrocede ancora da Aleandri, quest'ultimo torna da Rossi, fraseggio con Silveri, apertura sulla sinistra per Di Fiore, Di Fiore ottimamente contrastato da Ivan Anastasio che va a rifugiarsi in rimessa laterale, capestrano in zona d'attacco. È Di Fiore che lascia l'incombenza al compagno Umberto Aleandri che se la prende con calma. Palla in aria per Mattozza, prova a girarsi Mattozza, appoggia per Silveri che prova la conclusione di prima intenzione, ancora Mtiai per la Rischia, prova ad uscire dai 16 metri, ci riesce, palla che arriva a Pietro Paoli, Pietro Paoli spizza di testa per un compagno, era Centofanti, ancora una volta però la retroguardia del capestrano ha la meglio sugli avanti aquilani. Ancora Rischia in possesso di palla, è Capitan Capannolo, alza la testa Capitan Capannolo, sventaglia senza pensarci due volte ad indirizzo di Capogrossi, ancora una volta ben controllato da Mariano Colantonio del capestrano, è Porfirio sul punto di battuta, cerca un compagno e lo trova, palla ancora in possesso della Rischia, Mtiaie, poi prova a liberare servendo il portiere, c'è stato un passaggio all'indietro, questa volta è stato di un calciatore del capestrano, il tocco all'indietro, ha ragione a protestare, questa volta è stato un calciatore del capestrano a toccare all'indietro per il proprio portiere, c'erano gli estremi per il calcio di punizione.
errore questa volta di valutazione del direttore di gara, ma come ogni domenica purtroppo questi errori fanno parte del gioco del calcio. Insiste il capistrano, è Palacios sull'out di destra, Palacios scende in proiezione offensiva, ancora Palacios, avanza, lato corto dell'area di rigore, tenta il cross, non vi riesce, contrastato da Marrone, ancora Palacios sul punto di battuta della rimessa laterale, appoggia per Mucciante, da questi nuovamente a Palacios, cross in mezzo, palla che stava per giungere nella zona di Mattia, la sfera però aveva già oltrepassato la linea di fondo, si riprenderà quindi con una rimessa del portiere ospite quando siamo al 38esimo della prima frazione di gioco qui al comunale di Capistrano in località Palmara, in uno dei tre anticipi dell'ottavo turno del girone A di terza categoria. I padroni di casa conducono per 2-0 nei confronti dell'Arischia. Ricordiamo che le reti portano le firme di Aleandri al 18esimo e dopo 3 minuti è arrivato dagli 11 metri il raddoppio di Stefano Mattozza. Capistrano che a questo punto può giocare con tranquillità, potendo gestire il doppio vantaggio di 2-0 che porterebbe i calciatori di casa a quota 19 in classifica. Vediamo poi quale sarà il responso della capolista Royo, impegnata sempre quest'oggi sul campo del Boca di Rino. Punizione in favore del Capistrano e con calma Mario Molinaro. Palla nella zona di Mucciante, ben controllato questa volta, ancora la rischia in possesso di palla, è Mtiaie. Si gira Mtiaie, cerca il servizio per un compagno, è lo stesso Mtiaie che torna sulla sfera. Grande prova di generosità del numero 4 della Rischia, poi cercava il lancio per Porfirio, ha capito tutto Mattia, Rossi Mattia. Zona centrale, ancora Capistrano, è Silveri. Cercava il compagno di Fiore, ancora Chiaie però per la Rischia, è Omorej però che prova a soffiargli la sfera, vi riesce Omorej, alla meglio anche su Porfirio, appoggia in mezzo e Mattozza stava per infilare per la terza volta la retroguardia aquilana. Possiamo dire c'è stato il salvataggio provvidenziale di Domenico Marrone che ha evitato il terzo gol alla Rischia, ottima la diagonale del numero 3 aquilano che è andato letteralmente a salvare un gol fatto, possiamo dirlo senza timore di essere smentiti. Ancora il Capistrano che insiste, libera Porfirio per la Rischia, cerca il servizio per il compagno Pietro Paoli che non riesce a controllare la sfera, esce dalla propria area di rigore Molinaro e libera senza troppi complimenti a Rischia che prova a rendersi pericolosa su azione di rimessa. È Marrone, appoggia per il compagno Pietro Paoli, da questi nuovamente per Centofanti, palla in aria, libera il Capistrano, è Di Fiore attaccato da Anastasio, duello sulla sinistra, è Anastasio che ha la meglio, soffia la sfera al numero 7 di casa, alza la testa, appoggia per via centrale per Porfirio. Il Capistrano prova a rendersi pericoloso questa volta su azione di rimessa, tacco di Mattozza per Di Fiore, possibilità di uno contro uno con pericoli, Di Fiore entra al limite dei 16 metri, salta pericoli, prova la conclusione, buona l'azione del calciatore di casa, ottima però anche la risposta di Emanuele Tarquini che in questa circostanza ha risposto presente, è lo stesso Tarquini che rinvia la sfera. Ancora Mtiaie in zona centrale per la Rischia. La Rischia che in questo momento manovra con Porfirio. Porfirio dopo il dai e vai con un compagno. Stava per rinvenire sulla sfera, anticipato da Silveri che appoggia per Omorege. Omorege torna da Silveri, alza la testa Silveri, cambia gioco sull'out di destra dove opera Mucciante. Mucciante viene questa volta. C'era il tocco a nostro avviso, c'era sembrato dello stesso Mucciante. Sì, dello stesso nostro avviso il direttore di gara che segna la rimessa laterale alla Rischia. Marrone sul punto di battuta, Marrone richiama i propri compagni ad una maggiore attenzione, riconquista palla il Capistrano, era Silveri per Omorege, su Omorege
rinviene in piaie per la Rischia, lotta come un gladiatore a centrocampo il numero 4 della Rischia, appoggia in mezzo per Pietro Paoli. Pietro Paoli stretto tra le maglie del capestrano, nulla ha potuto. Con calma Mario Molinaro. Duello tra Mattozza e Pericoli, ancora Mtiaia, arriva davvero un leone, il numero 4 della Rischia, sbaglia la misura del passaggio nel calciatore ospite, palla per Mucciante sull'auto di destra, possibilità di uno contro uno con Marrone, alla meglio in un primo momento Marrone, la sfera rinviene su Mucciante che mette nuovamente in mezzo, ancora però a Rischia, tutta a protezione della propria area di rigore, lancio in verticale a cercare Bruno. Posizionato questa volta sulla corsia di sinistra, è stato Michi Vitale a sbrogliare la matassa, ancora a Rischia in possesso palla, è Capogrossi che appoggia per Marrone, lancio a cercare il solo Pietro Paoli, palla a centrocampo, duello tra i due calciatori di colore della Rischia e del capestrano, poi bravo Di Fiore a far rimbalzare la sfera proprio sul numero 4 aquilano e a guadagnare la rimessa laterale. Con calma va il numero 3 Aleandri, ricordiamo essere l'autore della rete che ha spezzato l'equilibrio del match al 18° della prima frazione, lancio in aria di Mattia Rossi, sfera che viene controllata senza problemi dal numero 1 ospite, è lo stesso Manuel Tarquini che va a rimettere in gioco la sfera, rinvio effettuato in questo momento dal portiere della Rischia, palla nella zona dove opera Vitale, il capitano, appoggia per Palagios, Palagios attaccato da Bruno, guadagna anche un calcio di punizione il numero 2 di casa. Nell'occasione c'è stata qualche piccola protesta del numero 8 della Rischia. Con calma Vitale lascia al proprio portiere. Ultimo giro di lancette per quanto concerne la prima frazione di gioco, vediamo se decreterà il recupero il direttore di gara. È Omoregge che cercava il lancio per Mattozza, rimesso in gioco da un avversario, poi provvidenziale questa volta è stato Manuel Tarquini ad anticipare, lo stesso numero 9 di casa che a quel punto avrebbe avuto spalancato lo specchio della porta. Ancora capestrano con Di Fiore, Di Fiore appoggia, poi Enrico Capannolo ancora una volta a sbarrare la strada, ottima la prova anche di Enrico Capannolo, palla per Pietro Paoli per la Rischia, c'è stato un lancio a cercare sulla sinistra Centofanti, scusate era Capogrossi il calciatore della Rischia che aveva ricevuto il servizio da un compagno, sbagliata però la misura del passaggio, con calma va ancora una volta Palagios per il capestrano, è uscita la sfera, con calma ancora una volta il capestrano fa sua la sfera con il proprio portiere Molinaro, rimette in gioco Molinaro, appoggia per Colantonio, zona centrale, cambia gioco ad indirizzo di Mucciante, Mucciante appoggia per Omoregge, sul tocco di Mucciante per il proprio compagno, i 22 rientrano negli spogliatoi, ricordiamo la prima frazione si è conclusa con il capestrano avanti di due reti in virtù dei gol realizzati da Aleandri al 18° dopo 3 minuti dagli 11 metri è arrivato il raddoppio di Stefano Mattozza. Con i calciatori che fanno rientro negli spogliatoi chiudiamo il racconto della prima frazione, ci sentiamo per la ripresa del secondo tempo.